PNRR è il grande piano, che è la grande sfida che abbiamo davanti nei prossimi anni. Quindi noi quello che chiediamo è di andare avanti con tutti i decreti attuativi e far sì che tutto quello che è stato messo in pista venga poi dopo realizzato. Ecco, da parte nostra noi stiamo lavorando su tutti i temi che riguardano, in particolare sul tema di oggi, quello della sanità. In questa attuale congiuntura c'è qualche settore che sta soffrendo di più rispetto agli altri? Beh, in questo momento sicuramente sono i settori ad alto consumo energetico, perché comunque sia l'energia, seppur scesa rispetto ai picchi di settembre, siamo ancora a dei livelli molto alti, perché comunque non dimentichiamoci che nel 2019 il prezzo del gas era di 19 euro. Oggi, quando parliamo di un prezzo competitivo, parliamo di 100 euro, quindi 5 volte tanto. Quindi i settori fortemente energivori sono ancora quelli che soffrono di più e su quelli su cui dovremmo lavorare, perché la priorità per noi, ribadisco, rimane i costi dell'energia e poi dopo il tema del lavoro, che è fondamentale. Ridurre il cuneo fiscale è per noi un qualcosa che non ci stupiremo mai di ripetere. Se noi vogliamo avere un'economia che funziona bene, dobbiamo avere la capacità di mettere più soldi in tasca ai lavoratori. Mettere più soldi in tasca ai lavoratori in un momento difficile con la crisi energetica che abbiamo, lo si può fare solamente attraverso un importante investimento sul cuneo contributivo. A proposito di energia, Presidente, per quanto riguarda i 9 miliardi stanziati dal governo, sono sufficienti? È sicuramente un'ottima cosa lo stanziamento che è stato fatto. I costi sono molto alti, quindi in questo caso qua i soldi non sono mai sufficienti, però siamo consapevoli che comunque ci sono anche dei vincoli di bilancia, che quindi il governo non è che può spendere a suo piacimento. Per questo noi abbiamo sempre chiesto un forte intervento da parte dell'Europa, che in un momento di difficoltà, in un momento in cui le valutazioni del gas sono molto forti, ponga dei freni, ponga delle limitazioni temporanee ad un mercato che in alcuni momenti è stato veramente fuori controllo.